conto alla rovescia per le prossime elezioni politiche, con Lanciano e tutto il comprensorio alla difficile scelta tra i mille problemi che il territorio vive e le altrettante risposte che l'elettorato cerca da parte della classe politica. Oggi a Lanciano, in conferenza stampa, Alberto Carlini, capolista al Senato di Fare per fermare il declino di Oscar Giannino, ha chiarito alcuni aspetti che riguardano la sua candidatura e i problemi del comprensorio frentano. Il movimento, che si dichiara arrabbiato proprio come il 5 Stelle di Grillo, ha però punti ben definiti e costruttivi. La certezza è quella di volare nei sondaggi del Nord Italia e di avere anche un seguito crescente proprio in Abruzzo. Cercare di portare un buon, se non un ottimo risultato per questo nuovo movimento in cui crediamo tantissimo, e in secondo luogo evidentemente cercare di portare finalmente un rappresentante del territorio frentano, quindi parlo diciamo di Lanciano, Val di Sangro, ma anche di Vasto e San Salvo, in Parlamento, che manca da tanto tempo. Credo che ci sia un disegno anche politico di penalizzare un territorio che in realtà poi rappresenta un terzo del PIL dell'intera regione Abruzzo. Evidentemente anche dal punto di vista occupazionale. Un territorio, un comprensorio che ha bisogno di risposte, questa volta concrete, al di là di tante chiacchiere. Quali quelle che hai più a cuore? Beh, evidentemente quella di rilanciare la produzione. Il nostro è un territorio dove le piccole e medie imprese, ma non solo, sono imprese che vengono caratterizzate, diciamo, sono imprese manufatturiere che devono riuscire a tornare sui mercati, devono evidentemente riuscire a riavere accesso al credito, che è la cosa più importante per rinnovarsi, innovarsi e dare nuove opportunità a giovani e donne. Chi saranno gli elettori di Fare per fermare il declino? Tutti delusi del centrodestra, i delusi di Berlusconi, ma anche i delusi del PD, coloro i quali magari volevano Renzi per fare un rinnovamento in un certo modo del PD, e tutta quella pletora, diciamo, di indecisi o gente che non vuole andare a votare, ma l'invito evidentemente è andate a votare, perché fate un torto a voi stessi.